Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale Zo Players. Siamo qui su Ghost Recon in cooperativa con Matthew2887. Ciao a tutti ragazzi. Ok, ci siamo avvicinati al punto, sempre nella mappa Agua Verde. Ci abbiamo questa missione qua, vediamo un attimino. Allora, distruggi i tavoli e le macchine da gioco. Dobbiamo mandare il messaggio che il resort di Karzita non è così sicuro come dice il cartello. Quanto ce l'abbiamo? Distruggete il casino, spaventate gli ospiti. Sì, allora, siamo vicini, no? Tutti sul primo volo in uscita dalla Bolivia. Ah, distruggi il tavolo, dobbiamo far casino qua. Bella, questa mi piace. Nella macchina 42. Cosa? Dobbiamo distruggere tutto il casino, dobbiamo distruggere. Sì. Non c'è problema, te c'hai il lanciagranate, no? Sì, è un arco. Dove c'è il posto di blocco? Metto col drone là lì. Cazzo, c'è. Comunque ci sono in arco qua, cazzo. Pensavo fosse. Sì, sì. Vado col drone. Secondo per tanto io becco questo qua dentro al posto di blocco. Ci avviciniamo al casino. Ricordate, facciamo solo qualche danno. Distruggiamolo senza uccidere nessuno. Facciamo saltare Matti, tutto. Secchiamo questi qua? Sì. Aspetta, aspetta che sto guardando. Ah, ok. Se no aspetta, c'è un cecchino sul tetto, se puoi già uccidere il cecchino, Dani, ci eliminiamo già un problema. A posto, a posto. Me l'hai individuato? Perfetto. Sì, sì. Se si affaccia è mio, ok. Preso, no? Io qua fuori, Dani, non scoprire. Matti, ti stavano beccando? No, perché? Ah, no, allora ero io. Boh. Occhio civile. No, ero col drone io. Qualcuno per sbaglio. Andiamo? Sì, sì. Qualcuno l'ho già bello che è seccato qua, Matti. Io me lo sono levato dalle balle. Sono tutti all'interno, mi sa, adesso. Vado Dani? Mi sa che aspetta, ci conviene eliminare prima questi qua. Ce n'è uno davanti, eh? L'hai preso? Mentre siamo a capo. Sì, sì, no, l'avevo visto, se ero fermo perché non sapevo cosa fare, sinceramente. C'è un altro. Uccisione confermata. Cercati? Cazzo! Ormai sì, Dani. Va bene, dai, pazienza. Tanto ormai tutti spaccare tutto, non è che c'è niente tutto qua. No, cazzo, ho ucciso un civile in testa, vabbè dai, uguale. No. Ho ucciso un civile anch'io. Cazzo. Ah, sono a terra la mia. Da dove t'han preso? Da dietro. Proprio le spalle tu, dai, così, però. Sì, 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 no, però sono dietro al vaso, non dovrebbero beccarmi. Ok, no, ma non ti dovrebbero beccarmi. Ho visto arrivare il colpo, ho detto, da dove cazzo è stato preso? Da qua. Allora, intanto qua, granata, vai. Questi ombres. Ho qui una di quelle medaglie del cartello, un sicario ne sentirà la mancanza. Dove sono tutto a posto. Matti, non ci ha fatto un cazzo la granata sti cosi, ma com'è possibile? Ci penso io, aspetta. Lancio un diversivo. Okay. Ah, ma perché sto lanciando i diversivi? Vaffanculo. Granata, grazie, prendete questo. Oh, lascia. Ok. Sì, Matti, dobbiamo distruggere queste cazzo di slot. Guarda quante monetine danno, porca puttana. Distruggere anche i tavoli da gioco, però. Sì. Che cazzo ci vede, non si è levato dei coglioni. C'ha ragione. In questo spaccano tutte queste macchinette di merda. Dai, ma c'è qualcuno, eh? Sì, sì, lo so, lo so. Marco un nemico, okay. È vicino dei civili. Abbiamo finito, tutto ok?
37, 42, ci manca poco. Prendiamo un po' di munizioni, va. C'è una slot qua. Dovrebbe essere in basso, Matti, da te. Io sono su in alto, eh. Ah, ok, perché sono segnate qua. I tavoli da gioco dobbiamo far saltare in aria. Falli saltare in aria con lanciagranate. Sì, arrivo con lanciagranate. Vai. Manca una. Ah, finita. Prova a spararci. Granata. No, ho fatto granata. Cazzo, la granata, dimmelo. L'edificio è in rovina. Il dio dei guastatori gradisce la nostra offerta. Di certo abbiamo attirato l'attenzione. Sta qua andata. Ora che si fa, lanciamo i dadi e facciamo saltare il banco. Nomad, PSA ha intercettato una chiamata. Avete causato abbastanza problemi ad Agua Verde da far tornare Carsita. Darà una festa ogni giorno, spera di convincere la gente che va tutto bene. Dov'è la festa? A casa sua. Direi di autoinvitarvi e farvi dare la lista degli ospiti. Era proprio quello che avevo in mente. Passo e chiudo. Prendi le munizioni, Dan. Già prese io. Ah, ok, arrivo. No, cazzo, aspetta che c'è la Spider lì. Ma che cazzo è sta qua? Ah, quella che ci ho sparato addosso. Sembra la Zentorno di GTA questa. GTA. Vero? Vai, sì. Adesso quindi bisogna andare dove? Ci selezioniamo il boss. Ci abbiamo l'ultima. Proprio al centro del. Un isolotto al centro della mappa. Sta tentando il tutto. Sentiamo per tutto un con una festa di lusso per riconquistare i suoi ospiti. Vai. Più importanti dopo il casino che avete fatto ad Agua Verde. Ma la potrebbe prendere la parte, Dani, scusami. Sì. Hai ragione. Vado giù. È inguidabile, Matti, questa. Sai cosa significa inguidabile? Allora, mi immagino. Già sono inguidabile con le altre. Tutto la partita. Arrivo, eh. La ricordo. Dov'è? Ah, ti colpito io. Ah, l'ho proprio buttata in acqua? Sì, l'ho buttata apposta per spregio in acqua. Ma più non c'è la vacca che le macchine. Ma come è fatta a salire? Non mi fa salire a me. Un quadrato. Non mi fa salire. È dal pontile. Ah, ok, devo salire sul pontile, perché non ce la fa dall'acqua. No, io ce l'ho fatta dall'acqua, però. Vabbè. Matti, è monoposto sta barca. Vabbè, vai, dai. Mi sto no, in piedi come così. Monoposto? Non mi fa salire, non mi dà la selezione passeggeri. No! Allora prendi l'altra. C'è l'altra fianco. Voglio riprovare, voglio capire. No, niente. Possibile, non me la dà. Non me la dà, ti giuro. Guarda poi il video, ma non me la dà, cazzo. Dio santo. È monoposto. Questa me la dà, guida la barca. Boh. Che stronzata. Va bene, direi ragazzi di non tagliare, anche perché poi alla fine sono due missioni in un video, quindi viene anche abbastanza corto. Purtroppo, ragazzi, ho dovuto suddividere così per errori e è proprio all'apice di questa sezione della mappa. Ma dietro quest'isola però, Sì? Sì. Non è questa. Meno male. No, perché qua cazzo è tempestata di nemici. È infatti, ho detto meno male. Ah, qua c'è uno scoglio. Sì, l'ho preso anch'io. Ne ho preso anch'io. Non funziona con scandagli. No, non funziona un cazzo. A livello di veicoli questo gioco qua, mi spiace dirlo, ma la guidabilità proprio è stata lasciata. Carsita non sa proprio quando darci un taglio, cazzo. Cosa intendi? Abbiamo messo il suo resort sotto sopra, manca solo che radiamo tutto al suolo e spargiamo il sale. Un isolotto così terra. Privato, chiunque tanta roba. Avrebbe capito l'antifona, ma Carsita, il figlio di puttana, organizza una festa. Si sta giocando tutto per tutto. Se non riesce a tranquillizzare i suoi ospiti, un attimo. Non già beccato. Io sono sott'acqua. Ci siamo fottuti, ragazzi, siamo fottuti. Sei Matti? Sì, sì, sto cercando un attimino. No, ma sei fottuto, Matti. Perché dall'acqua non puoi sparare e se sali sul pontile sei fottuto. Ci sono le mitragliatrici.
Vedi un attimo, ma secondo me... Ok, pensiamo alla missione. Abbiamo messo il suo resort sotto sopra. Manca solo che radiamo tutto al suolo e spargiamo il sale sulla terra. Ok, ricerca. Avrebbe capito l'antifona, ma Karzita, il figlio di puttana, organizza una festa. Dov'è la fiera? Uccidono tutti, dai. No. Sì. Tanto io sono qua a terra, in coma. Non uso la selezione di schierarsi da un compagno, ragazzi, perché mi sta sul cazzo proprio. No, non è vero. No. Ok, visto? Se si schiatta, si schiatta e va fatto. Non ci avevi fede, eh? Ottimo. Grande matto. Io manderei un drone che sono tranquillo adesso. Sì. Attivo il drone. Visto che c'era uno con la mitragliatrice, però che mi stava facendo il culo. Sì, anche davanti a me. A me mi ha ammazzato, mi sa, quello con la mitragliatrice, adesso non mi ricordo. Beh, non c'è più. Ho un altro personaggio. Sarà spostato. Eccolo lì, trovato. Abbiamo un'arma fissa. Trova Karzita. Dove è Karzita? C'è un bersaglio con mitra. Sarà sicuramente qua, dentro gli alloggi. Marco un bersaglio, è vicino a quel civile. E sono 5. Io però non tutti i nemici sono riuscito a... individuarli. Eh sì, vero? Ci hai fatto caso? Sì. Perché alcuni sono dentro, Matti. Ah, dai, piano piano li uso. Un caso. Vedete che si sta consumando la batteria, io il tipo non l'ho trovato. Poco da fare, andiamo su. Ricercati, perché? Perché siamo da prima ricercati da me. No, a me me la... Io passerei da sotto qua un attimino. Io credo che hanno visto un cadavere, ho sparato uno sopra mentre ballavano, stanno scappando via tutti. Vedo il nostro Karzita. Bene. Non uccidete Karzita, ci serve vivo se vogliamo scoprire quello che sa. Occhio, Dani, occhio. Vedo un piccolo gruppo di nemici. Preso. Matti, ma c'è il silenziatore te? Sì. Ah, ok. Mi sembrava di no. Attenzione, sparo, dove c'è l'azienda? Karzita a 50 metri, qua dentro. Però, Dani, pure... Dimmi. Ma dobbiamo liberare prima quello lì, perché non per stare. Pensa un attimino io quello lì, che pensa... Sì. Uccisione confermata. Mani, non ti muovere. Preso. Stai calmo, non sto facendo niente. Barche, Matti. Stai attento. Questo abito costa molto. Ah, l'hai portata via? No, interroga. Sì. Ok, interroga, scusa, sono sbagliato, c'è ragione. Inaccettabile. Voglio il mio avvocato. Avvocato. Guarda che qui siamo in Serie A. Il tuo avvocato può solo controllarti il testamento. Ehi, un momento. Mettiamoci d'accordo. Quanti soldi volete? 500.000. Non è un problema. Sono spiccioli. Sapete chi è mio padre? Non me ne fotte un cazzo dei soldi, Karzita. Lavoro per il governo degli Stati Uniti. Solo di disinfettante spendiamo miliardi di dollari. E solo di fondi pubblici. Però lo stipendio sono 1.200. Cosa volete da me? Voglio una lista di nomi. Di tutti quelli che hanno soggiornato nel tuo resort. Non lo so. Te lo giuro. Ok. Va bene. Io non vi ho detto niente. Ma i dati sugli ospiti sono salvati su un server, ok? L'ho ucciso? Pensiamo alla missione. No, gli ha dato una trambata che secondo me comunque è morto. Ma perché non li uccido? Ma perché... non lo so. Nuova missione, lista VIP di Karzita. Ah, bene. Mi fa piacere, così almeno facciamo un video un po' più lunghetto. Allora. Abbiamo dati. Sta degli ospiti. Però ci sono i punti informativi. Bene, terminiamo il lavoro. Passo e chiudo. Siamo. Un sì, vai.
Intanto mando un attimino un drone. Vedo due sicari. Ditemi dove andare. Perché ci abbiamo un po' di punti. Formazione individuata. Ok, matti. C'è la torretta qua. C'è un piccolo gruppo di bersagli. Mi è andata veramente di culo qua. Matti, ci sei? Ci sto avanzando. No, ma di qua non ci passa nessuna parte, eh? Dove stavo andando io. Ok, ho preso un'altra strada. Vabbè. Allora, dobbiamo trovare praticamente la lista nel server. Da quello che ha detto. Quello è fottuto. Da quello che ha detto il tipo, no? Sì. Ne abbiamo due in basso, Matti. Ci saliamo qua o forse ci secchiamo? A parte che ne vedo uno qua. Andato. Ce n'hai uno lì a destra tu, Amati, eh? No, siamo... no, dobbiamo andare nell'altra isoletta del cazzo, quella che dicevi che era piena di nemici, Matti. Ma strano, no? E le barche? Quindi ce n'è una qua. No. Ok. Qua è pieno di barche. Vengo da te, vengo da te. Ah, quelle monoposto, mi sta sul cazzo. No. L'ho aspettato a lanciarli prima che se per caso morivi. Era un casino. Aspetta un po'. Ok, guido io. No, vedi, sono monoposto queste qua. Prova ad andare uguale. Voglio vedere se riesco a... Vai. Sono morto. Come sono morto? Adesso dove sei? Ucciso in azione. Ma che cazzata è sta qua? Vabbè, non lo so, vabbè, rinasco. Dove vai? E dove sei rinato, scusami? Non lo so, aspetta, sta caricando. Cioè, sono morto mentre stai andando. Ah, rinasci, vabbè, sei lì, dai. Sì, 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 sicuramente, però... Bah, non mi torna che uno non si può sedere su un sedile della barca e muore così, bah. Ok, mi vieni a prendere, Matti? E come ti prendo? A parte che sono a 500 metri, dai, te procedi. Sì, no, ma a prescindere come ti avrei preso. Non so, ti avvicinavi, non so dove sei. Dove cazzo sei? Io sono qua di fronte a te, ma come faccio a prenderti? Sì, muri. No, c'hai ragione, è vero, rischiato nuovamente, quindi mi faccio una bella nuotata e a me. Ma porca puttana, ma io non ci credo. Lo scoprirai il sogno. Davvero? Gli conviene cercare un posto dove il Santa Blanca non riesca a trovare. Ah, vado un po' di droni. O la fossa delle Marianne. Vabbè, comunque, ragazzi, bel titolo Ghost, per carità. Bel sempre, titolo, però ricordiamo sempre che Ubisoft lo zampino ogni tanto ce lo deve buttare. Un resort in riviera. Dio si occupa. Che cappellata qua è là, o no? E dei figli di Troia, no, di nome Carsita. Ripeto, un piccolo gruppo. Qualche cappellata sulla grafica e su queste minchiate qua. Qualche tanta. Ci sono, qualche tanta, sì, però dai, in linea di massima è un bel gioco, perlomeno per me, però ci sono tante cose che una casa come appunto della Ubisoft non esiste. Cazzo, migliaia, miliardi di dollari. C'è un piccolo gruppo di bersagli. No, hanno fatto... Hanno fatto delle cappellate, secondo me, graficamente, che potevano evitare. Bersaglio numero 3. Poi alla fine, ok, che uno dice la grafica non è tutto nei giochi, però in questi giochi qua, secondo me, è tutto. Dai, dobbiamo far fuori qualcuno, però il drone non funziona, sì, sì, sì. Lo dico, Ah no, ok, ci abbiamo quello che blocca, cazzo, è pieno di nemici qua, porca puttana. Qua prepariamoci già, perché qua andiamo... Attenzione, si è armato di mitra. Ce n'è uno che fa avanti e indietro, quello segnalato. Sì, ma il server dove cazzo è? Il server... Porca troia. Dovrebbe beccarlo qua adesso il tipo. No. Ok. Un cattivo in meno. C'è una torretta. Delle interferenze. Niente. Ci ho provato col drone, ma niente.
Vedo un piccolo gruppo di nemici. Ah, bisogna andare piano, Va. Sì, lo dobbiamo individuare a tastoni sto cazzo di server. Raggio Matti, Sì. Ho avvistato un tenente del cartello. Controllate quella trincea. Ho un secondo bersaglio. Cioè, perlomeno a me qua non mi ci indirizza sul server, non so a te. No. Però... Ah, ok, possiamo disattivare quello che dà fastidio al drone, ce l'ho qua. Sì. C'è qualcuno lì vicino. No. Mi metto al riparo e mando il drone. Voglio vedere un attimino. Vengo dietro. Di individuare il più possibile. Allora. C'è un piccolo gruppo di bersagli. Ok. Com centro. Secondo me sto qua. Vedo un piccolo gruppo di nemici. Ok. Ho avvistato un tenente del cartello. Mortaio di merda. Vicino. C'è un mortaio qua, C'è un piccolo gruppo di bersagli. Visto? Ci sono un paio di nemici. Sì. All'ingresso del campo. Cecchino. Vedo due sicari. Pieno, Ci sono un piccolo gruppo di nemici. Ci sono un po' di nemici. Ehi, c'è un arco vicino ai moli. C'è un piccolo gruppo di bersagli. Porca troia. C'è un generatore. Ok, dai. Sono alcuni che non sono riuscito neanche a beccare. Manco me. Intanto quello che mi preoccupa, sai qual è? Sono quello lì, danni la fai prendere subito? No, quello lì no. Vabbè, si è andato. Ha girato. Niente, va bene. L'importante è che non ha visto quello che ho ucciso io. Comunque, va bene. E comunque, secondo me è di qua, Matti, C'è un tenente del cartello. Il server lì. Il quartier generale, dentro. È questo qua con le antenne. Sicuro. Qua c'è qualcun altro. Qua giù. Beh, non lo vedo, vado avanti io. Andiamo su di qua. Occhi aperti, narco armato di mitra. Ditemi dove. Vicino ai moli. Niente su qui, dai. Sì, ti seguo. Qua c'è una torretta, Ho 20 bersagli. Ce n'è uno qua di fronte. 20 bersagli, ha detto. Però mi sa che c'è un cecchino. Infatti c'è un cecchino, lo vedi? Sì. Ci provo? Quello lo devi eliminare, non ci fa fuori. Andato. Ok. Anche qua ce ne sono due. Come centro, però se entriamo qua forse riusciamo a scaricare i dati, Matti, Vai a vedere. Marca di risorse. Dove cazzo è il... Ah no, non è qua. Esci Matti. Non è qua. Occhio, Dani, che qua ce ne sono due. Vai giù. Andiamo via da qua, tanto non è qua. Porca puttana. Dove cazzo è? Capito, però dobbiamo passarci. Dani, ce l'hanno uno sopra. Ce l'hai? Di fronte a noi, hai visto? Qua dietro di te. Matti, no, spostati un attimo. È stato un sicario. Il quartier generale, dentro. Ok, ce n'è uno qua. Sospettati. Porca troia. Ok, Mattia, sono sospettati. È pieno qua, Daniele.
cecchino l'altro. Sì, ma Mati, dove cazzo è il server? Dai, io riparto un attimino col drone. Sì, devo riparto anch'io col drone. Occhio che ce n'abbiamo lui, due lì nell'angolo, eh. Mati, levati da lì, Mati, levati da lì. No, non andar su, non andar su. Aspetta, ce n'abbiamo due qua, Mati, vieni dietro di me che li secchiamo. Vai. Che cazzo, dai. Ma sono quei due... Quelli che ci davano sospettati, capito? Male che li ho visti mentre sei andato col drone, Dio buono, stiamo scendendo. Io devo capire che cazzo è il server. Io vediamo vado. Un attimo, Matti. Sì, sono anch'io. Eppure qua è l'unico posto dove ci sono parabole, non capisco. Cazzo. Come centro? Questa. Ma dove lo forza. Leggi? È all'ingresso di questa merda di bettola del cazzo sta qua. Che non sia esterno. Armeria, qua abbiamo l'armeria, qua giù. Ma io non riesco a individuarlo, sto cazzo di... Un po' facile far rotto il culo, te lo dico io. Ma cazzo è? Per forza lì. Non capisco. Manca risorse. Ma che altro? Deve fare tante risorse. Sì. Ma chi sta venendo su uno? Da basso posto. Quello è da eliminare. Secondo me dobbiamo eliminarlo. Occhio, 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 Dani. L'hai visto? No. Sta salendo sulla salitina. Aspetti, ti ha visto? L'hai visto dov'è? Sì, lo elimino, eh. Vai, vai, vai. Ok, secondo me devi andare in questo palazzo qua, Dani. Dici? Secondo me sì. Vai, proviamo. Mi stiamo guardando tutti, cazzo. Ma non... Politici o sindacati che vi dicono cosa fare. Abbiamo investito nella Bolivia, creando il lavoro che vi ha aiutato a migliorare. Ma Pak Katari e i suoi. Ecco il server con la lista degli ospiti. Trovato, dai. Trovato? Grande, sì. Matto, perfetto. Noi faremo la nostra parte. Grande. Avevo preso le speranze, ho detto ha buggato il gioco, finito. Perché siamo cercati? Non lo so, avrò fatto qualche cazzatina. Prendi la posizione fino a 2 minuti e 56, come facciamo? Te lo dico io, da sopra le scale, Matti, vieni. Ma mi sa che dobbiamo difendere il computer lì, eh? Sì, ah ok, perfetto, siamo fottuti. Merda, fammi ricaricare un po' di munizioni, va? No, forse allora si è attivata quando si è andato sul server. Ok. Però siamo ricercati, eh. Quindi non stiamo. Ci siamo forse nascosti. Elicottero in arrivo. Aspettiamo. Stanno arrivando da ovunque, Matti. No, ma io dalla mappa li vedo comunque fermi, quelli vicino a noi. Arriva la macchina. Ok. Speriamo. Dani, c'è qualcuno. T'ha beccato? No, ricercato. No, c'è qualcuno che mi stava beccando qua dietro le spalle. Sono dalle finestre, Matti, per questo io mi sono sdraiato. Bersaglio eliminato.
Ok, non c'è più. Era uno. Ah, non esiste entrare. Ma perché mi ha levato il. Ma ha cambiato l'arma. Che cazzo. Io ti sto coprendo questa finestra, questa porta d'ingresso qua. Io eh? Copro di qua. Più o meno, eh. Stanno salendo, Matti, eh. Arrivano. Un minuto e 14, ce la dovremmo fare. Non so perché mi ha cambiato l'arma a me, sinceramente. Cazzo. Qui cercate. Buono, buono. 52 secondi. Ok. Ce la dovremmo fare. Perché non ci becca, non siamo a posto. Ma che cazzo è sta musica, maledetti bastardi? A 20 secondi ci siamo, eh. Io vorrei capire perché mi ha cambiato l'arma. 14, dai. Ok. Download completato, andiamo. Non sono sicuro di voler sapere chi c'è su quella lista. Senza dubbio il gruppo Bilderberg. Recupera la lista, VIP da dove? Esatto. Dal computer. Perché la scarica. Ah, non me lo dava a me da appunto. Ma beccato, Matti. Matti, coprimi, Matti, coprimi. Da dove? Da dove? Zona di Agua Verde. È da posto. Ci vorranno anni prima che riallacci. Non so da dove, dai. Gli affari di Carzita ad Agua Verde sono finiti. Alcuni VIP di quella lista faranno incontri poco piacevoli. Dobbiamo squagliarci da qua. Vieni, Matti. Vorranno sapere cosa ci facevano in Bolivia. Va tutto a gonfiare. Continuate a colpirli dove fa più male. Ci sei? Sì. C'è una barca qua giù, eh. Ci abbiamo un video disponibile. Vediamo di. Ok, perfetto. Siamo caduti proprio a merda. In acqua, in acqua. Allora, mando il video, eh. Vediamo di cosa si tratta un attimino. Perdonami, padre. Mi metto qua nascosto io. Perché ho peccato. Raccontami i segreti della tua anima, sì, sì. Figliolo. Padre, ho perso l'affetto del popolo. Credevo fosse sufficiente che mi temessero. Mi equivoché. Mi sbagliavo. Per vincere, mi serviva il loro amore. Perché non ti amano, figliolo? Perché non hai dato loro motivo di farlo? Devi organizzare eventi caritatevoli. Gracias, patron. La festa della mamma e il giorno dell'infanzia. Devi edificare ospedali, scuole, quello di cui la gente ha bisogno, la tua gente. Perché la Bibbia ci dice: dai suoi frutti lo riconoscerete. Ok, abbiamo visto un video riguardante il boss, okay, di cui non ricordo manco il nome. C'è Matteo? Sì. Che è andato? Passeggero? Ok, ti carico, ci allontaniamo e ci salutiamo, ragazzi. Quindi siamo conclusi, guardiamo un attimino la mappa, dai. Mi butto un attimino in mezzo qua al lago. Ok ragazzi, diamo un'occhiatina alla mappa. Allora, come vi ho già spiegato nel video precedente di Ghost, ragazzi, io e Matthew abbiamo deciso di portarvi i boss restanti delle varie sezioni della mappa. Questo perché, vi rispiego nuovamente il motivo, perché come avete potuto notare per chi segue la serie, ragazzi, c'è stato veramente un grosso e lungo lasso di tempo dall'ultimo video postato ad oggi. Questo perché appunto non siamo riusciti a far coincidere i nostri orari di gameplay per motivi di lavoro, ragazzi, purtroppo è così. Siccome non voglio incappare nuovamente in questo problema qua, ragazzi, io ho deciso di portarvi giustamente i vari boss per poi portare a termine la serie, anche per una correttezza nei vostri confronti, perché appunto segue la serie. Comunque ci sarà il gameplay, la missione del boss, preceduta dal video introduttivo appunto del boss della sezione della mappa,
col suo gameplay, quindi la sua missione, e andremo avanti a concludere la serie, ragazzi. Spero che questa decisione non sia troppo magari esagerata anche per voi, però io preferisco far così piuttosto riuscirla a chiudere che lasciarla così a metà senza motivo, ragazzi. E come al solito, ragazzi, dai, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete, e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao ciao a tutti, ciao.